In Italia ci sono 4.168 nuovi casi di coronavirus a fronte di 100.341 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 44 decessi per un totale di inizio pandemia che arriva a 128.795. In terapia intensiva sono ricoverati 485 pazienti più 13, i guariti sono 3.505. Tasso di positività salito al 4,1%. In Lombardia, con 10.489 tamponi effettuati, sono 200 i nuovi casi, con il tasso di positività in crescita all'1,9%. Non ci sono decessi, quindi il totale resta fermo a 33.880 morti in regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva, più 2 a 43, che negli altri reparti, più 9 a 320. Vedete i dati per province. La città metropolitana di Milano conta 47 nuovi contagi, di cui 21 a Milano città, Pavia invece ne conta 4. Due test antigenici rapidi gratis al mese, uno ogni 15 giorni per i bambini dai 6 ai 13 anni in farmacia, a partire da oggi, lunedì 23 agosto, è quello che prevede una delibera della Regione Lombardia che estende anche a questa fascia d'età il progetto pilota sulle vaccinazioni e l'attività di screening già avviato per i ragazzi dai 14 ai 19 anni. Ad oggi sono state 1.000 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle farmacie lombarde. Dopo l'avvio del progetto pilota, partito in 21 farmacie, hanno già dato una disponibilità formale altre 638. La Sardegna supera la soglia del 10% prevista dai nuovi parametri per il tasso d'occupazione delle terapie intensive, tocca l'11%, secondo i consueti dati Agenas relativi ad oggi. Restano invece stabili i parametri della Sicilia al 9% per le intensive e al 19% per i reparti, oltre quindi la soglia del 15% prevista. Il vaccino di BioNTech Pfizer, tagliato per primo al traguardo, è stato approvato in via definitiva dalla Food and Drug Administration americana per tutte le persone dei 16 anni in su. Finisce quindi la fase emergenziale, non sperimentale, come affermano alcuni Novax, dell'uso di questo vaccino, e si entra nell'iter normale di commercializzazione e utilizzo, anche se Pfizer ha annunciato che solo il governo federale distribuirà le dosi ai vari stati, una decisione che sarà presa probabilmente in tempi brevi anche dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e dall'italiana AIFA. Il premier Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi i ministri degli esteri e della difesa Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, il sottosegretario con delega alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli e il direttore generale del DIS Elisabetta Belloni per discutere sugli ultimi sviluppi della situazione in Afghanistan in vista della riunione straordinaria del G7 di domani pomeriggio. La Germania ha avviato dei colloqui con Stati Uniti, Turchia e altri alleati per mantenere l'aeroporto di Kabul aperto per continuare operazioni civili di evacuazione anche oltre il 31 agosto, scadenza fissata dalla Casa Bianca per il ritiro delle proprie truppe. Finora salvati 3.350 afghani, 1.990 sono in Italia. Una 26enne Vanessa Zappalà è stata uccisa con diversi colpi d'arma da fuoco nella notte mentre passeggiava in compagnia d'amici sul lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare sarebbe stato Antonino Sciuto, l'ex fidanzato della vittima, che si è poi dato alla fuga. Dopo diverse ore è stato trovato dai carabinieri impiccato in un casolare nelle campagne di Trecastagni. La ragazza in passato lo aveva denunciato per stalking. Salta un posto di blocco, i carabinieri iniziano a inseguirlo, alla fine scoprono che la guida di una BMW risultata poi rubata, c'è uno studente di appena 16 anni. Lui tenta la fuga disperata nei campi di Godiasco, abbandonando l'auto, ma alla fine viene preso. Ora è stato segnalato al Tribunale dei Minori di Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza avere mai conseguito la patente. In tasca aveva anche mezza dose di hashish. È stato segnalato alla prefettura di Pavia come consumatore. Anziché pagare la consumazione, hanno puntato una pistola al titolare della pizzeria e poi si sono allontanati, ma i carabinieri poco dopo li hanno bloccati e arrestati con l'accusa di estorsione. A finire nei guai sono Nazareno De Santis, 50 anni, residente a Milano, è stato lui a puntare materialmente la pistola a scacciacani senza tappo rosso al commerciante, Giampiero Zullo, imprenditore di 37 anni, residente a Cilavegna, e Artan Malocu, albanese di 50 anni, residente a Vigevano. È accaduto sabato sera alla pizzeria Sesto Elemento, che si trova alla frazione Monteleone di Inverno.
Anche l'Unione Nazionale Consumatori è intervenuta sui disservizi verificatisi su DAZN durante la trasmissione di alcune partite della prima giornata di campionato di Serie A di calcio, annunciando un esposto sia all'antitrust che all'autorità delle comunicazioni. Si chiedono rimborsi agli abbonati per questi nuovi problemi, che non sono certo una novità, dato che anche lo scorso anno si erano puntualmente verificati. Pronto meteo per il 24 agosto, martedì con poche nubi, temperature tra 15 e 28 gradi, è già tempo d'estate settembrina, ventilata e senza più caldi eccessivi, con aria fresca in ingresso da est. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali che trovate con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.